Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi mi vedete struccata. Ebbene sì, oggi sono struccatissima solo per voi perché volevo fare un po' una sessione di skincare sul mio viso. Sapete che io sono una grande appassionata di make-up, ma soprattutto di skincare. Io per fortuna ho una bella, bellissima pelle, per fortuna, e sia per via della genetica, perché io metto tanti prodotti sul mio viso per aiutare sia a mantenerla il più giovane possibile, ma anche per non fare spuntare schifezze varie sul viso. E quindi oggi diciamo che mi sono voluta fare, diciamo, questa spa, ho detto diciamo mille volte, e quindi oggi volevo fare questa spa insieme a voi. E siccome stiamo parlando di un argomento frivolo, mi sono detta inseriamo un altro argomento frivolo, ovvero i miei peggiori appuntamenti. Sapete che i miei peggiori appuntamenti è la rubrica che più amate sul mio canale. Nel frattempo mi metto le mie orecchiette. E quindi ho detto: vabbè, perché no? Continuiamo questa serie che a voi piace tantissimo. A me, comunque, mi diverte parlare insieme a voi. Sapete che gli story time sono una tipologia di video che mi piacciono molto. E adesso passo subito con il mettermi la prima crema. E se mi vedete lucidina è perché ho appena lavato il viso e me lo sono leggermente tamponato, ma sono ancora un po' umida, perché penso che questa crema che mi ha portato la mia migliore amica Eleni dalla Corea vada messa ancora umida, spero, non lo so, perché è scritto tutto in coreano, quindi beh. E io l'ho aperta, è una crema, non so cosa fa, non so quello che fa, quello che non fa, perché è scritto tutto veramente in coreano e io più dell'inglese non vado. Se volete anche voi fatevi un teino, stoppate questo video, fatevi una maschera anche voi se volete, così facciamo tutti quanti una maschera in compagnia ed è tutto più divertente. Allora, parliamo questa volta non dei peggiori appuntamenti che hanno fatto gli altri insieme a me, ma bensì dei peggiori appuntamenti che ho fatto io con gli altri, ovvero delle peggiori figuracce che mi è capitato di fare nel corso di questi miei 5 anni, oddio, ho un sacco di capelli in faccia, nel corso di questi 5 anni qui a Milano. E nulla, quindi partiamo subito con il primo aneddoto. Questo me lo ricordo perfettamente, era il mio primo anno a Milano e io utilizzavo un'applicazione di incontri non per fare cose losche o cose che credete voi, ma perché praticamente io non conoscevo nessuno. E per conoscere persone nuove utilizzavo quell'app e appunto facevo amicizia. E in realtà devo dire che ha funzionato perché io il mio primo anno ho conosciuto un sacco di persone molto simpatiche in realtà che sono anche venute al mio compleanno, il mio primo anno che ero qui e mi sono trovata bene perché basta dire esplicitamente subito le vostre intenzioni e quindi non c'è nulla di strano, ecco diciamo. E mi passo anche un burro cacao così idrato anche le mie labbra. Ero uscita con questo ragazzo ed ero andata. Oh mio Dio, si è squagliato tutto il burro cacao. Ed ero andata in un locale vicino a dove abitavo io. Se mi conoscete, sapete che io il primo anno qua a Milano ho abitato in un collegio di suore, in un collegio femminile. E lì vicino c'erano un sacco di posticini, ristorantini, pub dove mangiare, dei posti veramente veramente molto carini e quindi sono uscita lì per fare un aperitivo. E io ero convinta che questo ragazzo facesse un determinato tipo di lavoro. Adesso vi spiego tutto. Mi siedo, lui inizia a parlare, tutto molto tranquillo e a un certo punto io gli inizio a dire così dal nulla: no, ma perché io ammiro tantissimo il tuo lavoro, io ti ammiro moltissimo come persona perché fai lo stesso lavoro che fa mio padre, ci vogliono le palle per fare quel lavoro, per aver intrapreso quel tipo di studi. E io vedevo che il ragazzo mi guardava come per dire: ma questa cosa si è fumata? Tipo mi guardava così come per dire: ah sì, sì. A un certo punto, tipo lui mi guarda e mi dice: ma perché anche il tuo padre fa l'insegnante di yoga? E io tipo: no, ma perché non sei l'avvocato? E lui mi fa: eh no, io sono l'insegnante di yoga. E io tipo così, volevo morire, vi giuro che volevo morire, è stato un momento veramente molto imbarazzante della mia vita e quindi alla fine però niente, l'abbiamo presa nel ridere, gli faccio: oh, scusami, mi sono confusa, lui mi fa: ah, non ti preoccupare, è tutto molto tranquillo, quindi questa è stata una delle mie prime figuracce che ho mai fatto qua a Milano, me la ricordo come se fosse ieri veramente, perché è una cosa talmente tanto stupida, ma che mi ha fatto imbarazzare tantissimo, quindi questa cosa penso sia successa a molte persone. E praticamente di nuovo, primo appuntamento, questo penso fosse ormai più avanti negli anni, ed era in una pizzeria.
a Milano e mi ricordo esattamente qual è la pizzeria perché io ricordo perfettamente perché ci andavo spessissimo con le mie amiche, con cui frequentavo l'università. E praticamente ero seduta, io e questo ragazzo ci stavamo prendendo una pizza e a un certo punto io ho bevuto tipo la Coca-Cola Zero, mi ero presa la Coca-Cola, la Fanta, comunque una bevanda gassata. E mentre stavo bevendo quella cannuccia, tipo cercavo di fare un pochino la ragazza non camionista, quindi bevevo un attimino così tutta educatina, fin quando la Coca-Cola mi va di traverso e io per non sputarla, perché il mio primo istinto è quello di sputarla, no? E io per non sputarla praticamente tipo ho iniziato a soffocarmi, facevo tipo così, soffocavo proprio dentro, fin quando la Coca-Cola non mi esce dal naso. Qua ci vogliono minuti e minuti di silenzio, ragazzi. Mi è uscita la Coca-Cola dal naso. Che schifo, ragazzi. Io volevo morire. Io vi giuro, cioè, non lo so. In quel momento ho pensato: perché a me? Perché a me? Ovviamente il ragazzo si era preoccupato perché pensava che io stessi per morire. E tutti quelli vicino a me mi guardavano così perché giustamente io mi ero soffocata, quindi stavo tossendo. E nel frattempo mi è uscita la Coca-Cola dal naso. Quindi era una scena tragicomica. E, oh mio Dio, cioè io penso che dirò in tutte queste storielle che vi racconterò, probabilmente io dirò sempre volevo morire, ma perché effettivamente era quello che volevo, cioè io volevo completamente sparire dalla faccia della terra, come quando cado in pubblico, io cado spesso in pubblico perché sono molto scoordinata e ogni volta tipo sono così della serie, ma perché a me? E io in quel momento ero così, ma perché a me? E quindi sì, è stato veramente, veramente molto, molto spiacevole, poco piacevole. Adesso mi volevo passare un po' di acqua profumata sul corpo perché non lo so, io ogni tanto quando sono a casa mi spruzzo l'acqua profumata come se fosse aria. Non lo so, mi piace tantissimo. Questa qui è di Bath & Body Works, si chiama Sweet Pea. Ve l'ho già fatto vedere un po' di tempo fa. Adesso mi vado un attimino a sciacquare la faccia, mi tolgo questa maschera e torno subito da voi. Ok, sono tornata e praticamente non mi sono sciacquata la faccia, mi sono praticamente fatta la doccia per quanta acqua ho tirato su e volevo spruzzarmi un altro po' di acqua profumata. L'unica cosa sento, la mia pelle che brucia, quindi boh, perché non ho idea se quelle creme sono scadute oppure no, perché vi faccio vedere quello che leggo, perché veramente non sto dicendo una bugia, io non capisco niente di quello che c'è scritto. Questo è quello che leggo io, cioè ditemi voi, io la scadenza non l'ho trovata, quindi se la trovate voi, per favore, se è scaduto non me lo dite. Non me lo dite per favore. Comunque questo qui è l'altra crema che non ho messo. L'altra era la rosa, però era sempre questo il concetto. Volevo provare anche un'altra maschera che era questa qui che avevo già aperto in precedenza, cioè in precedenza, poco prima di aprire il video, però mi sono accorta che sono di quelle maschere che si mettono così e questa qua si scalda. Cioè, se la potreste toccare sentirete che è molto molto calda, è molto piacevole sul viso, è proprio è come se fosse una specie di, non lo so, scaldotto per il viso, è meravigliosa. Infatti me la sono messa prima di cominciare il video per aprire un po' i pori di questa zona, non lo so, boh, io l'ho fatto. Chissà se ho fatto bene, chissà se ho fatto male. Bene, adesso metterò un'altra crema, che sono indecisa fra due creme. In realtà sono entrambe creme per la notte, però boh, le mettiamo anche di giorno, perché noi siamo persone ACAB. Comunque ve le faccio vedere, sono queste due creme qui, questa qui è di Tony Moly e questa qui è di Estée Lauder, questa ve l'ho già fatta vedere, questa qui pure, sono quelle solite che uso io, quindi non so. Allora, provo a fare così, metto il siero nel contorno occhi, mentre metto quella là di Tony Moly su tutto il viso, così le metto entrambe. Passiamo ad un'altra vicissitudine che mi è successa. Allora, questo aneddoto è molto divertente quanto triste, perché praticamente ero andata alla fiera dell'artigianato con questo ragazzo, ma io e lui uscivamo da pochissimo, penso che quella fosse la nostra seconda uscita, o la seconda o la terza uscita, comunque uscivamo da pochissimo, entrambi ci piacevamo così e così, io non tantissimo, cioè era proprio una roba embrionale all'inizio e mi ricordo che lui mi aveva detto se volevo andare alla fiera dell'artigianato e io gli avevo detto sì, anzi a me fa piacere andarci perché c'ero già stata l'anno prima con le mie amiche e mi era piaciuto, quindi mi sono detto vabbè, rifacciamolo. E quindi nulla, siamo andati alla fiera, abbiamo iniziato a passeggiare di qua e di là e mi ricordo che lui mi teneva mano nella mano e questa era una cosa che a me non faceva impazzire perché
Cioè, io penso che due persone che si tengano mano nella mano sono persone che stanno insieme. Noi non stavamo insieme. E nel mio ideale, cioè, ecco, a me non era una cosa che mi faceva super piacere, però non gli avevo detto nulla, ovviamente sbagliando, perché mi sembrava una cosa brutta da dirgli. E quindi, ovviamente, se a voi c'è una cosa che vi dà fastidio, ditelo subito. Però io mi ricordo che non gliel'avevo detto. Stavamo passeggiando fin quando lui non incontra due suoi amici. E se non sbaglio erano una coppia e un'altra persona, forse erano in tre, non in quattro. Comunque incontra questo gruppo di suoi amici e allora lui mi presenta, lui fa: Liuba, loro sono Tizio, Caio e Sempronio. E quindi lui stava introducendo me, stava dicendo: ah, lei è Liuba. Allora io faccio piacere, piacere, piacere. E loro mi fanno: ma tu sei la sua fidanzata? E tipo, nello stesso identico momento lui ha detto sì e io ho detto no. E quindi abbiamo fatto: ma tu sei la sua fidanzata? E lui ha detto sì e io no. E allora io l'ho guardato e gli faccio sì e lui dice no. Cioè, avete presente quelle scene dei film? Assurdo, veramente una cosa incredibile, una cosa troppo troppo divertente, perché ovviamente a me sembrava brutto che lui avesse detto di sì e quindi ho detto sì, lui lo stesso e quindi ho detto no. Un casino, un casino. Penso che siano le cose che tu dici no, vabbè, ma è impossibile che accadano e invece accadono. Invece fidatevi che accadono. Io nel frattempo mi sono messa la cremina. Questa qui si asciuga immediatamente, solo che rimane. Lo sentite? Cioè, rimane tipo appiccicosa, non mi fa impazzire. Il siero di Estée Lauder mi piace molto di più perché non lo sento, non è molto appiccicoso. E nulla, quindi sì, quello è stato un momento abbastanza imbarazzante. Loro, vabbè, si sono messi a ridere ed è finito tutto a tarallucci e vino, come al solito. Però vabbè, no, non era nulla di grave o di chissà quanto sconvolgente. Allora, prima di cominciare con questo racconto, ovviamente la mia premessa è: state calmi, non vi infuriate, è un video pour parler, calmi. Allora, praticamente questo ragazzo era venuto a casa mia, io lo conoscevo già da un po' di tempo, e dovevamo cenare tranquillamente a casa mia, quindi gli ho detto: prendiamoci una pizza da me. Era arrivato a casa mia e nel momento stesso in cui ha messo piede in casa mia, quando io lo stavo iniziando a salutargli, ho i soliti bacini per salutarlo, ho sentito che puzzava da morire. No, ragazzi, non potete capire. Cioè, non potete capire, puzzava da fare schifo. Puzzava proprio di sudore. E io pensavo che fosse tipo, non lo so, il cappotto o che cacchio ne so, o magari che ero io, però mi sembrava assurdo dato che mi ero fatta la doccia tipo un'ora prima. E non è il fatto che magari lui era stato a lavoro tutto il giorno, perché in realtà quel giorno non era andato in ufficio, forse perché era un sabato. Comunque era stato a casa e quindi tecnicamente immagino si fosse lavato. E quindi boh, vabbè. E allora niente, entra, si toglie il giubbotto e come fa per togliersi il giubbotto, ragazzi, io ero tipo così. Oh mio Dio, ragazzi, io questa storia sicuramente l'ho raccontata a Eleni perché me la ricordo perfettamente. E quando lui si è tolto la giacca, proprio ragazzi, veramente puzzava da morire, cioè faceva proprio puzza di sudore. E io veramente non ce la potevo fare, però ovviamente non ho detto nulla perché, cioè, cosa potevo dire? Guarda, puzzi, cioè, non l'avrei mai fatto perché se qualcuno l'avesse detto a me, io sarei probabilmente morta di vergogna, non lo so. E quindi nulla, aspettiamo la pizza, stavamo parlando di Harry Potter, me lo ricordo perfettamente, e dovevamo vederci anche un film di Harry Potter, perché eravamo due Potter tipo nerd, cioè tuttora io sono una Potter nerd. Poi quindi arriva la pizza, iniziamo a mangiare, e quando avevamo finito la pizza il film ancora stava andando. E mentre stavamo mangiando, mentre stavamo vedendo il film, eravamo comunque abbastanza vicini. E io ragazzi veramente vomitavo, quando è finita la pizza, stavo dicendo il film, quando è finita la pizza ci siamo messi sul letto e non eravamo in questa casa, quindi io vi dico il letto ma non era questa casa. E per stare più comodi comunque, cioè tutte e due persone adulte, non vi scandalizzate ovviamente, ci sono i momenti di intimità, non è che è una cosa fuori dal comune che vi sto raccontando. E quindi ci stiamo guardando il film e c'erano appunto alcuni momenti di intimità e io non ce la facevo, ragazzi, io solo al pensiero mi sto male anche adesso, tipo così, no.
E a un certo punto non, io non so come, ma ogni tanto gli dicevo: ah, sai, ho comprato questo nuovo deodorante. Cioè, io non so come, vi giuro, non so come. Nell'argomento, comunque, mentre stavamo parlando, buttavo io, cercavo di inserire nel discorso l'argomento deodorante, l'argomento doccia, l'argomento profumo, qualsiasi argomento che richiamasse al bagno, ad andare al bagno, a deodorarsi. E non so come, vi giuro, cioè, ho dato tanti piccoli indizi fin quando io non gli ho detto: ma guarda, vai a provare questo nuovissimo deodorante che mi piace, anche perché voi lo sapete, io sono una grandissima amante dei deodoranti, ne ho tantissimi a casa mia, ne ho solidi, ne ho liquidi, ne ho in spray, ne ho in tutti i modi possibili e immaginabili, e quindi io con la scusa di dire: vai a vedere la mia collezione di deodoranti, belle cose, gli volevo fare provare uno dei miei deodoranti, quindi. Alla fine non so come lui è andato in bagno, se l'è spruzzato e a un certo punto si è tolto la maglietta. Allora, non so neanche come continuare la frase per non sembrare cattiva. Ragazzi, non ce l'ho fatta. Io ho detto che ero stanca, che volevo andare a dormire, che la pizza mi aveva riempito, non mi ricordo cosa gli ho detto, ma ho detto proprio vattene, cioè no. Sì, no, io non ce la facevo, io pensare di dover stare proprio ancora più vicino a lui con quell'odore. No, io sarei morta. E quindi non so che dirvi, veramente non so che dirvi. Non è una cosa bellissima da dire, non è un racconto, non è un racconto ovviamente stupendo da dire, ma mi è veramente successo e quindi io ve lo racconto. E tecnicamente questo non è stata una cosa, una figura che ho fatto io. Però, cioè, penso di aver fatto un po' una figura perché in poche parole io gli ho detto: cioè, tu puzzi, e non è mai una cosa carina da dire, quindi. E quindi per questo che l'ho messo in questo video, anche se in realtà la figura ce l'ha fatta lui, ma l'ho fatta anch'io, l'abbiamo fatta, diciamo, tutti e due. Perché, ragazzi, io glielo volevo dire, lui se l'è fatto dire, vabbè, finisce qui il discorso, non so in realtà come chiuderlo. Comunque, questa maschera io adesso me la vado a risciacquare e ci vediamo quando ho finito per i saluti finali. Ebbene, eccoci qua, il video finisce qui. Questi sono stati i miei raccontini, diciamo, delle mie peggiori esperienze con altre persone, a primi appuntamenti e non. Io spero che questo video vi abbia fatto divertire, ovviamente è un momento in cui io mi metto qua, dico un po' di cavolate a voi, non sono video assolutamente che vogliono mettere in imbarazzo nessuno, non sono video che io ovviamente faccio per mettere in imbarazzo nessuno, anche perché non ho fatto nomi e non li farò mai. E quindi diciamo che un po' vi racconto un po' le mie esperienze a voi, che comunque a voi fa piacere e anche a me fa piacere vedere questo genere di video. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente cercate di essere sempre il più educati possibili e nulla, quindi la mia pelle. Ovviamente mi sento molto più idratata, molto più nutrita, mi sento molto più con la pelle migliore, migliorata. Non ho fatto 10.000 trattamenti, non ho fatto lo scrub, non ho fatto il gommage, non mi sono fatta chissà quali cose, mi sono giusto messa un po' di maschere addosso perché ne avevo veramente bisogno, anche perché adesso sta iniziando a fare freschino qua a Milano e quindi diciamo che volevo preparare un attimino la mia pelle all'autunno. Se sei arrivato fino a qua, per favore commenta con questa emoji, così capisco che tu sei uno dei pochi santi che sei arrivato fino alla fine. Quindi mi raccomando, non dimenticarti di commentare con questa emoji qua. Vi mando un altro bacione enorme, enorme, enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sorella. Oh, mi sto mangiando un sacco di capelli.